Devo vedere quando inizia. Ci siamo. Sì. Ci siamo. Ciao a tutti. Ciao. Allora, oggi che cosa prepariamo? Una parmigiana, zucchine e patate. Velocissima, facilissima, semplicissima, dietetica, estiva, dietetica, diciamo dietetica, estiva e facile da preparare perché non c'è una cottura da fare prima, è solamente poi da cuocere in forno. Aspettiamo che si colleghi qualcun altro. Ciao Lori! Ciao Maria, ciao Lucia, ciao Pasquino, ciao a tutte, ciao Mattias e ciao Noemi. Abbiamo salutato tutti. Allora, quali sono gli ingredienti della nostra parmigiana di zucchine e di patate? Naturalmente le zucchine, le patate, la mozzarella fior di latte, sale, pepe, formaggio, olio, il mio basilico. Più andato da me. Piantato da regista, che era una piantina invisibile ed è diventato questo mostro, il pan grattato, il prosciutto cotto, le zucchine e una teglia oliata. E poi ci ho messo un po' di pan grattato. Sì, tu inquadra il basilico, mi raccomando, che l'hai piantato tu. Allora, iniziamo. Ho detto, ho oleato una teglia da forno e l'ho cosparsa di pan grattato. Ho tagliato le zucchine, vedete come sono sottili? Veramente avevo provato a tagliarle alla mandolina, ma venivano veramente troppo sottili e quindi le ho tagliate a coltello. E poi ho tagliato anche già le patate, sempre sottilissime. Quindi dobbiamo solamente assemblare. È veramente facile. Ok? Che c'è? Allora, che è successo a te? Hai una faccia perplessa. Allora, da che cosa inizio? Vorrei iniziare dalle patate. Quindi facciamo uno strato di patate. Così, se vieni più vicino forse è meglio. E io nel frattempo tolgo l'acqua dalle patate che l'avevo lasciata per non farla annerire. Io inizierò dalle patate. Voi naturalmente potete anche iniziare dalle zucchine, fate come preferite. Ciao Mattias! Le patate mi raccomando, tagliatele belle sottili. Se no, non avranno modo di cuocere nello stesso tempo delle zucchine. Sì, qui ci serve un pezzettino, qua, su questo. Naturalmente potete fare anche la parmigiana solamente di zucchine, non è che dovete mettere per forza le patate. Io sto aggiungendo le patate per fare un piatto più completo. Allora, sulle patate andiamo ad aggiungere un po' di sale, non esagerate perché dopo andremo a mettere il formaggio, un po' di pepe, così, e un po' di formaggio grattugiato. Non siate avari col formaggio perché il sapore lo avrete solo dal formaggio. E adesso andiamo a mettere le zucchine. Dimmi tu se c'è qualche domanda. Ok, devo spezzarla perché non voglio che si sovrappongano. Uso una più piccola.
E qua se due, faccio una zucchinetta. No, mi serve una più piccolina, vediamo se ce l'ho. Non ce l'ho. Ecco, si è spezzata da sola per andare al posto suo. Brava. Ora, di nuovo, un po' di sale, poco, e un po' di pepe. A me il pepe piace e quindi ne metto parecchio. Adesso mettiamo il formaggio. La mozzarella. Io sto usando un fior di latte, voi potete utilizzare quella che preferite. Naturalmente potete anche mettere la scamorza affumicata, quell'altro formaggio filante a fette. Posso dire il nome del formaggio filante a fette d'Albani? Vabbè, ormai l'ho detto. Vabbè, comunque potete mettere quello che volete. E adesso mettiamo la mozzarella. Io ho preso il fior di latte. La prossima volta che qualcuno mi manderà un messaggio in diretta, non va bene. Mettiamo. Non so chi sia, però ho sentito tin. Mettiamo questa. Questa deve essere abbondante perché è bella quando la parmigiana fila. Così. E io adesso aggiungo il prosciutto a coprire. Così. Qui ce ne serve un altro pezzettino, lo prendo di qua e lo aggiungo Grazie alla nostra supporter. qua. Chi è la nostra supporter? Angela? Angela. No, sì, Francesco Paolo. Sì, è Angela. Ora, a questo punto io, siccome dispiace lasciare solo il prosciutto, si sente solo, allora che faccio? Aggiungo lo stesso un po' di formaggio. Se non aggiungessi il formaggio, le patate che andrò a mettere sopra non aderirebbero e quindi quando andiamo a tagliare poi la parmigiana, sì, se io non metto il formaggio in questo momento, le patate poi in cottura non aderiscono e quando vado a tagliare la parmigiana, la parmigiana cede. Ecco perché io lo metto e poi lo metto perché dà più sapore. Ora, a questo punto potremmo mettere anche un po' di basilico, se a voi piace. Se vi piace la menta, utilizzate la menta. Come hai fatto a vendere questo basilico così bello, no? Non lo sappiamo neanche noi. Volevo sapere il Vi segreto. assicuro che era una piantina Minuscola proprio. minuscola. Avevo preso quelle piantine che vendono nei negozi nel polistirolo e quindi le piantine proprio baby. L'abbiamo messa nel vaso, all'improvviso abbiamo notato che il basilico era diventato gigantesco e queste sono le foglie più piccole che io ho raccolto. Ci sono delle foglie che sono ancora più grandi. È veramente splendido. Non è merito tuo, non è che l'hai fatto tu il basilico. L'ho piantato io, l'ho trapiantato, Va bene. ho messo il pietrisco, il Sì. terriccio, eh sì. Aggiungiamo di nuovo le patate. Così. Ecco, mi raccomando, siate ordinati perché se siete ordinati nel preparare la parmigiana o qualsiasi cosa, poi l'ordine si vede, poi l'ordine si vede anche quando andate a tagliare la fetta della parmigiana o qualsiasi cosa sia. Forse mi servirà qualche altra patata, forse no. No, non mi servirà. Credo che se neanche se le avessi contate sarei riuscita a fare le patate giuste giuste.
metto qui. Guardate, sono finite le patate affettate. Giustissime. Ora, cosa facciamo? Ancora un pizzico di sale. Un po' di pepe. Non esagerate col sale, mi raccomando, perché ad aggiungere si fa sempre in tempo, ma a togliere no. E le zucchine. Ora la mia teglia è bassa, volutamente bassa, perché noi siamo solo in due. E quindi non è che possiamo, faccio così. Forse avrei dovuto farla tutta così. Bravo, che sei intelligente, Graziella. Te ne accorgi alla fine, però l'importante è accorgersene. Ecco. Così. E così. Ci serve un altro pezzettino qui. Lo andiamo ad aggiungere e un altro pezzettino qui. Così, così questa sembra la continua di quello. Ci siamo. Cosa ci stai preparando? La parmigiana di zucchine e patate. Allora, la chiamiamo parmigiana. Adesso i puristi si stanno tutti agitando. La parmigiana è solo quella di melanzane. Io la chiamo parmigiana perché per stratificazione e forma assomiglia alla parmigiana di melanzane. Ora, che cosa serve qui? Il sale. Come vedete, la ricetta è già finita. Il sale, il pepe, metterò qualche tocchettino di mozzarella, non la metto a fette perché sennò veramente è troppa. Spostiamo un po' questo e facciamo dei tocchettini. Adesso vi devo dire un'altra cosa, se volete fare la parmigiana senza patate, se volete fare quella senza patate, il mio consiglio è quello di tagliare le zucchine a fette, metterle in un con la pasta con un po' di sale. Non è niente. Aspettiamo che passi. Non passa. Ah sì, pensavo che si fermasse. Era di passaggio. Meno male. No, meno male, vabbè. Mettetela in un con la pasta, la zucchina, e salatela leggermente in modo che perda un poco di acqua di vegetazione, non sia troppo poi acquosa nella cottura. Io non l'ho fatto perché naturalmente avendo le patate cuoceranno dall'acqua di vegetazione della zucchina e quindi saremo perfetti e non sarà molliccia o troppo umida. Va bene? Ora io aggiungo il formaggio. Un attimo, Sì, dimmi. Se se si aggiunge passata di pomodoro, si aggiunge la come passata la di parmigiana classica. pomodoro, dovete cuocerla, la passata di Bisogna pomodoro. Siccome è una cosa molto light e leggera, vi suggerirei piuttosto di aggiungere i pomodorini. Dei pomodorini qua e là, ma la passata di a pomodoro no, crudo, a crudo. Dei pomodorini sì. pomodorino a Sì, dei crudo. pomodorini qua e là a crudo, ma la passata di pomodoro no, perché è liquido sulle zucchine che già comunque cacceranno. Che cosa? Cacceranno Un attimo. altro liquido. Quindi preferirei di no. Io almeno per il mio gusto personale preferirei di no, però voi vedete voi. Un attimo. Dimmi. Le patate. Che cosa? Se vanno pulite, lavate, sciacquate, roba varia. Le patate? Sì. Le Sì, le patate vanno patate tagliate a crudo. sì, vanno tagliate a crudo. Aspetta, che non capisco più che Lavate per cosa. l'amido, per togliere Ah, l'amido. sì, intanto non è una cosa che dobbiamo friggere. Allora, noi dobbiamo togliere l'amido nel caso in cui andiamo a friggere le patate e le vogliamo croccanti. Ma se dobbiamo cuocere una cosa al forno, l'amido non ci dà problemi. Quindi va benissimo che sciacquate le patate sotto Sono sciacquate. l'acqua.
E basta, le tenete con nell'acqua per il tempo di attesa, se no anneriscono. E lo tagliate semplicemente così, col coltello, sottilissime. E basta, va bene. Invece, nel nell'acqua. caso in cui dovete friggere le patate, così come vi ho detto nella ricetta, nella ricetta di ieri del pollo fritto, della cotoletta di pollo con le patatine, in quel caso abbiamo bisogno di croccantezza. E quindi andiamo a sciacquare più volte le patate per togliere l'amido. Va bene? È chiaro? Allora, ho aggiunto il formaggio, aggiungo i tocchettini di mozzarella, così, quella, nella teglia, non fuori dalla teglia, così. Naturalmente, se la volete più leggera, non aggiungete il prosciutto cotto. Se non vi piace il prosciutto cotto, aggiungete lo speck. Potete aggiungere, sì, secondo me il prosciutto cotto e lo speck sono quelli che vanno meglio. Però a seconda dei vostri gusti, poi decidete voi la mortadella, il salame. Ma il salame no, né salame né prosciutto crudo io non ve lo consiglio. Ora, il formaggio l'abbiamo messo, ne mettiamo un altro po' per la mozzarella. E io andrò ad aggiungere un po' di pangrattato, così la gratinatura sarà bella croccante. Ora, la ricetta è quasi completa. Sì, Quasi. quasi. Che cosa ci manca? Ora, siccome io, però mi sono dimenticata di farlo, ma lo faccio subito. Siccome io ci ho messo le patate, e quindi tutta l'acqua di vegetazione delle zucchine la prenderanno le patate. Aggiungiamo un po' di basilico. Se vi piace la menta, non lo so se già ve l'ho detto, aggiungete la menta. Io la menta la sento troppo invasiva come profumo, quindi non la metto. Però ognuno di noi ha i suoi gusti. Ok, abbiamo messo il basilico. Ora, dicevo, siccome l'acqua di cottura, l'acqua di vegetazione delle zucchine la prenderà tutte le patate. Aspettate un attimo che mi sto confondendo perché ho visto dei movimenti e mi sono confusa. Ma che cos'è che stai facendo? Allora, siccome le patate assorbiranno tutta l'acqua di vegetazione delle zucchine, in questo caso io andrò a coprire la teglia. Nel caso in cui voi non mettiate le patate, non andrete a coprire la teglia. È chiaro? Tu l'hai capito? Ripeti. Allora, le zucchine, essendo crude, caceranno tanta acqua Sì, di la vegetazione. possibilità, sì. Io però oggi io mi sento confusa il tempo. Il cielo, Io però ricordi il cielo. ho messo le patate e quindi le patate assorbiranno tutta l'acqua di vegetazione delle zucchine. Siccome ho paura che le patate non riescano a cuocere, io andrò a coprire la teglia. Se voi, A coprire come? mo ti faccio vedere, se Ma qui voi, c'è una domandina, un filino aspetta, d'olio? sì, ora metterò. Sì, Se voi ci sta, invece ci va. non mettete le Arriva, arriva. No, patate, un filo abbondante, un generoso filone, di olio, non perché è questo è che dà pane. sapore. Allora, guardate già quanto è bella ed è Sì. ancora cruda. Un applauso, Immaginiamo, grazie, un applauso. Signore Gesù, immaginiamo come sarà bella da cotta. Solo che non mi piace che questa zucchina si ribella e sale. Vabbè, poi la sistemerò io a dovere. Ah, eccolo fatto, fatto, fatto. Ok, adesso è perfetta. Vi dicevo, voi se non mettete le patate, non coprite la teglia. Va bene? Poi comunque scriverò tutto nel link. Appena finisce la diretta, io scriverò la ricetta e scriverò tutto. Ok? Tu nel frattempo vedi se c'è qualche domanda, che io vado a prendere quello che dovevo prendere prima, che non ho preso prima. Sì. Parmigiano di zucchine e patate. Vegetariana.
Non è vegetariana. Come no? E sta il prosciutto? Vegetariana. Sta il prosciutto? Non è, no? No. Mannaggia, con la mozzarella vegetariana. Se sta il prosciutto non è vegetariana. Allora, ripetiamo nel caso in cui io ho fatto un po' di confusione. No, stanno arrivando gli applausi. Eh sì, però non mi interrompere, se no io già sono confusa. Non ti interrompo. Allora, io ho messo le patate e quindi le patate assorbiranno tutta l'acqua di vegetazione delle zucchine. Per questo motivo andrò a coprire la teglia solamente per un quarto d'ora, 20 minuti. Se voi non mettete le patate e fate la parmigiana solo di zucchina, non andate a coprire, perché naturalmente non ci sarà niente che assorbirà il liquido di vegetazione e le zucchine cuoceranno con il loro stesso liquido e senza copertura il liquido evaporerà. Ora l'ho detto per bene. Come le copro? Questo è un foglio di carta forno. Segreto, signore, il segreto. Non è segreto perché l'ho detto già 100 volte. Rimane un segreto. Sì, un foglio di carta forno bagnata e strizzata. L'andiamo a appoggiare così sulla teglia a coprire. Questo metodo io lo utilizzo per tutte le teglie che vanno in forno, tutte, tutte, tutte. Quindi carta forno bagnata strizzata bene. Donne. Poi, sopra la carta stagnola, così. Per mantenere il tutto. Per mantenere il tutto. E andiamo a sigillare. Se noi mettessimo solo la carta forno, vedete bene che la carta forno non ha resistenza, non tiene. E quindi con la carta stagnola andiamo a tenere il tutto. Ho detto, questa lo teniamo coperto in forno per 15 minuti, 10-15 minuti, il tempo tipo che... cartoccio, tipo, diciamo, una sigillatura. Sì, il tempo che inizia a bollire. Appena vediamo che la parmigiana inizia a bollire, lo togliamo. Diamo il tempo alle patate un pochettino di cuocere. È così? È chiaro? Sì, è così perché è così. Ok. Allora, penso che sia stata chiara, va bene? Ora, ditemi voi, se avete qualche domanda... Fatela subito. Sì, fatela subito, tacete per sempre. No, scherzando. Va bene, invece, nel caso in cui non avete messo le patate, non la coprite, andate direttamente in forno. Ora, questa, quanto tempo starà? L'ho detto già 10 volte. No, l'è sfuggito questo particolare. A te ti è sfuggito, l'ho detto 20 volte. No, no, nessuno ha sottolineato questo particolare. Aspetta, l'ho detto 10 volte. Non l'ha sottolineato nessuno questa cosa. Io l'ho sottolineato. Se metti le patate ci va la carta, sì. Aiutatemi, ditelo che l'ho detto 10 volte, che lui sta nel mondo suo dei sogni. Vedi. Che cosa? La carta stagnola. No, la carta stagnola solamente direttamente sul cibo, esatto. Evitate. Mettete sempre la carta forno prima sul cibo e poi la carta stagnola. Va bene? Allora, dicevo, se non mettete le patate, non coprite la teglia. L'ho detto tante volte, ma il regista è distratto e non l'ha sentito. No, non c'è stata nessuna sovrazione, invece c'è stata l'osservazione... della carta stagnola qui nei commenti. E che c'entra? Che loro non hanno fatto l'osservazione. La carta stagnola non va da sola. La carta stagnola non va da sola, ma si mette la carta forno bagnata e strizzata. Vabbè, facciamo finta di niente, dai. Allora, no, la carta stagnola non ha contatto col cibo. Vedi. Esatto, va bene. Questa quanto tempo starà in forno? E chi lo sa? Lo dobbiamo controllare. Perché? Uno, dipende dallo spessore delle patate e della zucchina. Due, dipende da quanta acqua contenevano queste zucchine. Le mie zucchine, come vedete, erano belle perché... Eh sì, più sono fresche, più sono... Non avevano semini e quindi non saranno tanto acquose. Dipende. Come facciamo... Più sono fresche, più sono acquose, sì. Direi. Come facciamo a capire che la parmigiana è cotta? Andiamo a toccare con una forchetta, soprattutto le patate. Quando le patate sono cotte, la parmigiana è cotta. Che cosa facciamo? Gli diamo una bella botta di grill, la facciamo gratinare bene ed è pronta. L'unica cosa che vi consiglio è, prima di servirla, aspettare 15-20 minuti che si rassetti un po' e poi potete servirla. Naturalmente è buona, calda, bollente, tiepida, fredda, è buona sempre. Va bene? Perché ridi tu? Fai ridere anche a me. Devo parlare.
Tu vuoi parlare? No, lui vuole parlare sempre. Il camera non parla, il regista invece sì. Se no sarebbe un camera. Dovete sapere che, non sono che un camera. Lui è un maestro del girare le frittate e del trovare la spiegazione a tutto. È il numero uno. Quindi infatti ha detto adesso che i cameraman stanno zitti, ma i registi parlano. Allora ti no, anche, perché, di anche perché non hai supporto, sei da sola, non c'è la spalla. Accanto, l'aiutante non ce l'hai tu accanto. A me non mi servono aiutanti. Vabbè, ti aiuto sono così. Sono già abbastanza io. Non c'entra neanche. Va bene così. Allora, che cosa abbiamo detto? Ciao Lucia, un bacio anche a te. Abbiamo preparato la parmigiana di patate e zucchine e adesso la mettiamo in forno. Per gli ultimi arrivati ripetiamo che cosa ho fatto. Per ripetere bene non è un problema se io vado a scoprire la parmigiana, se no se viene, se si affaccia qualcuno adesso deve dire quello che cosa ha nascosto sotto la teglia. Sì, un piccolo riepilogo, sì. Il link e roba va. Il link non c'è, sarà messo dopo quando pubblicherò la parmigiana, sì, perché non ce l'ho ancora pubblicata. In fase di lavorazione. Sì, sì, ho scritto solamente la base, adesso andrò ad aggiungere le fotografie della preparazione e tutto il resto. Quindi, che cosa hai mangiato oggi, regista? Braciola. No. Che cosa abbiamo mangiato oggi? Ah, sì, la ricetta che uscirà domani. Le farfalle con i pomodori gratinati al forno abbiamo mangiato, sì, ma lui anche se non mangia niente di particolare, sempre così molto loquace. Va bene, io durante la diretta sei molto loquace, nella vita normale una tomba, niente proprio. Ok, dipende, non dobbiamo dire mica i fatti nostri. Dai. Allora abbiamo fatto la parmigiana di zucchine e di patate. Ingredienti: zucchine, patate, formaggio, basilico, mozzarella e prosciutto cotto. Se vi piace lo speck, utilizzate lo speck. Se vi piace un altro salume, utilizzate un altro salume. Se non vi piace niente, non mettete niente. Dopodiché, grazie Anita, sei un tesoro. Non è da sola. Ti stanno difendendo. Tanto chi si sbaglia, tanto verrà bannata. Non ti andate retta che non permetterò questo. Certo. Aspettate che vi devo dire una cosa adesso, poi vi riepilogo la ricetta. Certo, allora, secondo il ragionamento di regista, certo. Se qualcuno insulta me, si tratta di interazione e che quindi va bene. Non sono insulti. No. Ma se insultano lui, non va bene, se devono andare a chiamare la casa. Se ti insultano, vieni eliminato immediatamente, ovvio. Ok, passiamo alla ricetta, basta così. Ma non è che puoi cambiare registra, non ho capito. Che cosa devi cambiare? Mai, per nessuno al mondo. Ti posso cambiare marito? Smettila. Che cosa devi cambiare? È una battuta cambiare registra. Certo, vabbè. Allora, ritorniamo a noi. Vabbè, ma... Stai buono. State allora, abbiamo fatto la parmigiana di zucchina e... Ma poi dici che sono io quella permalosa. Io? Cioè, non puoi dire... Vuoi dire... L'altro giorno, adesso io sono così, devo dire tutto. Devo dire tutto, devo andare a prendere dalle case. Devo il regista, vado a prendere dalle case. Allora, io stessa nel mio sito ho scritto di me che sono permalosa. Ma io ho 43 anni e sono consapevole dei miei difetti. So di essere permalosa. Ma se tu a una persona permalosa inizi un commento dicendo "So che sei permalosa, però ti volevo dire che" No. Tu hai perso in partenza con me, quindi alla signora che quel giorno mi ha fatto quel commento, io l'ho semplicemente eliminata, ma non perché tu mi hai offesa, ma perché hai cominciato già il commento offendendomi dicendo che sono permalosa, ma se sono io la prima che lo dico... Beh, gli altri non te lo possono dire? No. E allora, che stai dicendo? Allora, perché allora? Tu sei più permaloso di me, no. Questa è la verità, sì, vabbè, comunque dalla parmigiana perché siamo arrivati a questo? Esatto. Perché tu sei più permaloso di me, questo è. Allora, gli ingredienti per la parmigiana... No, perché non possiamo andare a prendere dalle case i registri, se no facciamo, prendiamo dalle case i registri... Dai, stai buono, che ora stai uscendo fuori dal seminato. Allora, le patate, le zucchine... Il formaggio, il pan grattato, la mozzarella e il prosciutto cotto. Ho fatto il primo strato con le patate, ma potete iniziare naturalmente dalle zucchine. Poi ho messo il sale, il pepe, un poco di formaggio,
Poi ho messo lo strato delle zucchine e di nuovo sale, pepe, formaggio. Ho messo il prosciutto cotto. Ho messo di nuovo le patate e poi le zucchine. Ho terminato la parmigiana con le zucchine, il formaggio, un po' di pangrattato, il basilico e la mozzarella. Ora vado a chiudere con la carta forno bagnata. Per chi si è collegato adesso, sto mettendo la copertura solo perché io ho messo le patate. Se non mettete le patate, non coprite. Poi comunque riguardate il video e c'è la spiegazione. E adesso con la carta stagnola. Iscrivetevi al canale YouTube perché poi lo Sì, troverete perché là questo poi lo YouTube. trovate nel Probabilmente tabellino. faremo anche. No, Maria Pia, questo non è litigare, questo è bisticciare Normale amministrazione. bonariamente. Questo è ciò che succede normalmente ogni 10 minuti qui, quindi è tutto normale. No, questo non è litigare. No, 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 no. Va bene? Ora metto in forno a 180-200 gradi fino a cottura, perché come vi ho detto non posso sapere i tempi di cottura perché ci sono parecchie varianti, il grado di sottilezza della zucchina, della patata, insomma, più o meno starà una mezz'oretta perché la zucchina Certo. contiene parecchia acqua. Quindi, Controllare sempre. sì. Bisogna controllare Certo, sempre. quando è cotta, quando sono cotte le Non è patate. che dici mezz'ora, Questo. qua mettono mezz'ora e se ne vanno, No, perché ogni forno no. poi ha le sue storie, Bisogna ogni. starci Eh dietro sì, alle cose. bisogna guardare. Va bene? Se avete qualche domanda, fatela ora, perché abbiamo finito. Dimmi tutto. La teglia all'inizio, cosa avevi messo? Sì, l'olio l'ho messo, Maria. L'ho All'inizio, messo sotto, inizio. ho oliato la teglia Olio con e sfarzo pancetta. di pangrattato. Quel Quindi. passaggio fatelo, perché se mettete solo l'olio, la patata, o che iniziate con la patata o che iniziate con le zucchine, non avrà una bella croccantezza sotto, sembrerà quasi bollita. E noi non ci piacciono le cose bollite al forno. Se ci piacciono bollite, le facciamo bollite al forno, devono essere ben cotte e gratinate bene. Va bene? Questo è. Sì, alla fine l'ho messo l'olio. Sì, è tutto registrato nel video. Rosetta, sì, si può mettere la besciamella. Naturalmente non è più poi una ricetta light, ma è una ricetta bomba, però è buonissima. Puoi mettere la besciamella. Sì. Va bene? Dimmi tutto, se c'è altro. No. Imburrata, no, no, imburrata. Rosa, in questo caso che stiamo utilizzando le verdure, il burro non lo gradisco tanto, preferisco l'olio. Io il burro lo uso solo più che altro per i dolci. Io sono pugliese, quindi il burro lo utilizzo solo per i dolci, raramente per il gratò di patate, però per il resto no, utilizziamo l'olio. Però se a te piace. Questa è la mia opinione, se Ma a te non c'entri niente, tu stai buona. stiamo guardando Se alla me. signora, se a Rosa piace il burro, può farlo col burro, però solamente la parte di la teglia, imburrare la teglia. Poi ti consiglio di mettere l'olio nella cottura. Va bene? Quindi, ora ci siamo? Aspetta che c'è una cosa lunga. Sei simpaticissima, sprizzi gioia, no di battuta, ironia. Odio più del solito. La vita è normale, tutti i punti di vista da sbusare, certamente. Io poi sono un pochettino pignola e io lo ammetto tranquillamente che sono permalosa e pignola. Purtroppo ognuno, il Signore mi ha dato tante virtù, mi doveva dare anche un difetto, se no ero troppo perfetta. E allora mi ha fatto diventare permalosa e pignola. Ecco, quindi va bene? Andiamo a mettere in La forno. temperatura l'abbiamo detta. Sì, 180 gradi, 180-200, vedete voi, statico. Al momento poi di gratinare, una bella botta di ventilato e diventa bella croccante. Quindi poi dosi, ingredienti di Sì. preparazione, la Adesso troverete nel link. come finiamo Sì, la diretta, perché non io vado a copiamo scrivere. niente, grazie alla chat, non No, copia no, no, no. niente. Le Io fa, le fa, le lo scrive, le faccio, le scrivo, esatto. prova. Sì, evviva l'olio d'oliva perché Non sono il già fatte le tue burro. ricette. No, sono state fatte già. Io non ho Sì, inventato niente. però Questa è la mia se versione. fai. Nel web ce ne saranno altre 100.000 uguali o diverse dalle mie. Però tu le provi, Però le io, naturalmente, sistemi. prima di pubblicare una ricetta,
ricetta, io la provo. Tanto è vero che vi avevo detto che avevo fatto la finta sfoglia. La finta sfoglia è venuta pazzesca. Aspetta qui un secondo. Prego. Vi faccio vedere l'ultimo cornettino che ha avanzato. Che basilico, eh? Madonna santa, questo basilico l'ha partorito lui. Cos'è questo qua? Aspetta. Che è successo? Stai buono. Oh, giusto. Non ti allargare. Aspetta. Allora, vi avevo detto che avevo fatto la ricetta della finta sfoglia. Purtroppo non l'ho potuta pubblicare perché, per essere corretta, non ho fatto le foto del passo passo della ricetta e quindi mi ritrovo solamente il prodotto finale. Perché mi sono dimenticata di fare le foto. Beh, fatto della altro, fatto altro. Ero presa dalla preparazione, mi sono dimenticata. Sì, però guardate, questa è la finta sfoglia. Questi giorni farò. Questa è la sfoglia fatta da te? Sì, finta. Non è la vera sfoglia. Finta, per distinguere, no? Ha pochissime pieghe, non ha bisogno di incassi, riposi, non ha bisogno di niente. Per dire, io l'ho fatta, potevo pubblicarvi la ricetta solamente col prodotto finale, senza passo passo, invece no. Aspetto che rifaccio la ricetta e poi vi metto la ricetta con tutti i passaggi. Va bene? Sì. E da Parigi, Mena Savino. Finlandia, i nostri amici della Finlandia. Hai ragione, la metà, i cuochi sono tutti pignoli, pure quelli che conosco io sono tutti pignoli. Non lo so perché. Vabbè, preciso, una cosa vabbè, di precisione. A me piace la precisione in tutto, mi piace la precisione anche vabbè. Quando si fanno le cose. L'indole, però la precisione, la pulizia. Sono così. Tutti vabbè. Quelli che mi conoscono lo dicono, che sono pignola, precisa e permalosa. Sì, sono pacifico. Però... se voi quello che volete io vi do, però ho questo difetto, che dobbiamo fare? Sì, poi la finta sfoglia, vabbè, quando sarà pronta? Sì, quando sarà pronta la ricetta la pubblicherò, però vi dico che è veramente fantastica, fantastica, buonissima. Fatta in casa? Sì, sì, sì. Non comprata? Sì. Grazie Nina. Sì, la metterò la ricetta della finta sfoglia, naturalmente la metterò quando avrò le foto, la devo rifare e fare le fotografie. Step by step, se no di tutti i passaggi, se no voi naturalmente non potete capire che io vi dico sbriciolate e poi non avete vista la foto, non lo potete capire. E quindi purtroppo mi sono dimenticata questa volta di fare le foto del passaggio. Ci sarà modo, la rifarò, ok? Allora, la diretta è conclusa, io vado a mettere la teglia in forno e appena finisco di pulire qui mi metto a scrivere la ricetta. Appena è pronta faccio una bella foto e vi pubblico e vi do tutti gli ingredienti, le dosi, tutto quello che vi serve, ok? Il cielo è pieno di stelle, ma qua non ne vedo manco una. Perché le vedrai dopo, quando finirà la diretta. Sì, valgono anche dopo. Te l'assicuro io. E poi ce ne sono milioni. Non capisci? Va bene. Ce ne sono milioni. Milioni di milioni. Sono finite. Va bene. Va bene. Ok, allora. Ci vediamo... Federico Filomena Di Carolo, indovina in che mese sono nata? Cancro sono, il mese prossimo è il mio compleanno, sono nata a luglio. Tutti quelli del cancro sono permalosi, ma non è che io voglio parlare dei segni zodiacali che non me ne frega niente, non ci credo, però tutti quelli che conosco io del cancro sono tutti permalosi. Allora. Ma sono un po' tutte, no? Tutti siamo per malosi, sì. Scusate, però io non è che voglio tornare su questa cosa. Voglio vedere una persona che viene insultata e si mette a ridere ed è felice di essere insultata. Fatemela conoscere, perché io che non più ci credo. Vabbè, cioè allora, qua. Ho detto, ci vediamo venerdì, facciamo un bel dolce. Voi venerdì? Uffa, giovedì. Ci vediamo giovedì pomeriggio. O venerdì. A rete. A sorpresa. No, non dire queste cose. Ci vediamo giovedì pomeriggio. Alle 4:30 e facciamo un dolce. Se voi avete dei suggerimenti, scriveteli nei commenti e io poi li leggo. Va bene? Nel frattempo iscrivetevi al canale YouTube e poi guardate i video. In questi giorni uscirà un video nuovo, bello. Sì, è in preparazione. Per questo devo ringraziare Pino. Ciao Pino, grazie mille della tua generosità. Va bene? Okay. Allora ci vediamo giovedì. Ciao a tutti e buona serata. Ciao Mattias! Lo spettacolo è finito? Sì, è finito lo spettacolo. Per oggi? Per oggi. Alla prossima. Ciao Mattias. Puntata. Ciao Moemi. Ciao. Ciao.